Benvenuti. Allora, a me l'onere e l'onore di inaugurare la 30ª festa del Beato del Giorgio Fossati. Allora, partiamo a bomba con la proiezione del docufilm sul Beato del Giorgio Fossati. Abbiamo il piacere e l'onore di avere qui con noi Fabio e Daniela, nonché regista del film. Vi rubiamo qualche minuto. Ormai un anno fa ricevo una telefonata da lei, che io ovviamente non conoscevo, e che mi dice: ciao, mi ha fatto il vostro nome, do un primo soldi, e abbiamo bisogno di, stiamo girando un film, un docufilm su Pier Giorgio Fossati, abbiamo bisogno di alcuni ragazzi che ci fanno da comparsa perché faremo delle scene a film. Porca miseria, io felicissima, chiamo subito i ragazzi della compagnia teatrale, la ragazza già mi ha chiamato, dobbiamo andare a Simona, sono su Pier Giorgio, via, casetissimi, pronti, andiamo là, tutti proprio in lingheri, con tanto di valigie. Valeria Dazzi si era portato il trolley per i suoi 1000 cambi, diciamolo. Che figura. Arriviamo a Sulmona, ci accolgono, c'era, eravamo io, Giorgio Pellei, Valerio, Antonio, Davide, c'era Chiara Oriani, Flavia, Chiarelli, Martina, Teresa. Arriviamo in lingheri con le nostre valigie, i nostri cambi, super eccitate, emozionate dall'idea, arriviamo alla stazione Sulmona, ci accolgono da veri professionisti sul set, arriva la ragazza con la radiolina, il gist, prego, seguiteci, mi metti di qua, così arriviamo. Bellissimo, bello, emozionante. Arriviamo sotto, è stato, cioè, tipo stupefacente, perché c'erano più Giorgio Fossati, Don Franz Massetti, Marco Beltrano, e così. E la cosa strana era che andavamo da ogni attore a: ah, tu sei Laura D'Angole? Sì, lo sapevo. Tu sei Don Franz? E quello ci guarda: Don Franz, io sono Vittorio Massetti. Sì, sì, sei Don Franz! Ed è stata proprio bello, perché come se a un certo punto si era realizzato quello che noi abbiamo sempre conosciuto di Pier Giorgio e della compagnia dei Piloschi. La sorpresa più grande è stata quando poi siamo stati invitati alla prima del film, alla proiezione che hanno fatto Daniela e la sua truppa a Roma, perché è stato emozionante, perché poi lo vedete, non posso spoilerare tanto, però le parole di Pier Giorgio risuonavano in questa pellicola forti e chiare. Tornando a casa con le ragazze dicevano: ci hanno risvegliato dal torpore, no? Che magari uno ha nella vita di tutti i giorni, che Pier Giorgio però non aveva. Abbiamo realizzato questo docufilm insieme a una TV americana, una TV cattolica, e io sì, conoscevo un po' il nome Pier Giorgio, però in realtà non sapevo nulla. E quando ci hanno chiesto di occuparci di questa figura, insomma, ho cominciato un po' a studiarlo, ovviamente mi sono appassionata, poi è capitato che mi hanno intervistata per parlare di Terra Putis, di cui abbiamo appunto realizzato un documentario in precedenza. C'era una ragazza universitaria di 18 anni intervistata insieme a me in questa trasmissione, e mi chiedeva durante l'intervallo di che cosa vi state occupando adesso. Dicevo: ci stiamo occupando di un beato italiano, non so se lo conosci, Pier Giorgio Fossati. Pier Giorgio Fossati, il mio fidanzato spirituale, questa ragazza bellissima tra l'altro, e sono rimasta molto colpita, perché negli Stati Uniti questa ragazza considera Pier Giorgio Fossati il suo fidanzato spirituale, cioè una figura di riferimento che evidentemente l'accompagna nella vita.
questo insomma, questa è una piccola esperienza, ma conoscere la vita di Pier Giorgio attraverso lo studio poi che abbiamo fatto per arrivare a realizzare il docufilm è stata una ricchezza incredibile. E che cosa dire di più? Solo un incoraggiamento a partire da me stessa, ma anche a voi ovviamente, ad attingere all'esperienza così, così piena che lui ha fatto per poi riproporla nella nostra vita, ma non per imitarlo, perché poi ognuno di noi è unico e ripetibile e potrà fare diciamo le stesse cose di Frassati, ma in un altro modo, è giusto che sia così. È proprio per trovare soprattutto questo coraggio di essere cristiani e cattolici oggi, cioè di non vergognarsi, di non aver paura, perché nella fede noi lo sappiamo, penso che anche voi lo sapete, ma anche meglio di me, uno ci trova veramente tutto. Quindi ancora di più se si è giovani e si ha la possibilità di trovare la fede e testimoniarla, è un valore, penso che è impagabile nella vita. Quindi vi auguro, soprattutto ai giovanissimi che sono qui presenti, vi auguro questo. Cioè lo stesso percorso di Pier Giorgio Frassati, ma nella originalità di ognuno. Ognuno è chiamato a dare quello che diciamo il Signore ci ha dato in un modo speciale, tutto speciale, quindi senza imitare, perché poi se uno si mette a imitare i santi uno si sente sempre non inadeguato, invece bisogna sempre andare avanti anche nell'originalità della santità. E quindi lui ci dà diciamo un incoraggiamento per dire è possibile, per cui buon film. Vi rubo solo altri due minuti proprio perché vorrei far dire due parole a Davide e Antonio, che sono appunto i nostri giovani che nel trailer che abbiamo girato in questi giorni si vedono benissimo, facendo fascisti, a parte questo, venite che ci raccontate un po' l'impressione che avete avuto voi arrivando. Allora, l'esperienza che abbiamo fatto è stata molto semplice nelle cose pratiche, perché abbiamo fatto una trasferta divertente con i nostri amici e quello che, almeno per me, quello che ho trovato è stato di gran lunga maggiore rispetto a quello che mi aspettavo, perché un'esperienza, sì, le telecamere, il set, le luci, accazione, le truccatrici che ti tamponano, tutto bello e ti casa, però la cosa che mi sono riportato è stata un'esperienza strana, perché anche se attori, le persone che abbiamo incontrato, come diceva prima Daniela, mi hanno reso più tangibile la vita di Pier Giorgio, mi hanno fatto riconoscere Pier Giorgio in dei volti, magari è solo un attore, però il fatto di sentirlo, vederlo, toccarlo mi ha ridestato, come diceva prima Daniela, e mi ha fatto vivere quei momenti sul set in modo diverso da quello che mi aspettavo. E poi ci siamo divertiti tantissimo, stavamo tra amici, abbiamo detto un sacco di fesserie con Giorgio e Valerio che si accimentavano, però la cosa veramente bella che mi sono riportata è stata questa, quindi il riconoscere Pier Giorgio, Don Franz e tutti quanti in delle persone. Mi si è palesata davanti quello che io ho sempre sentito da quando sono bimbo, le storie che mi raccontava mia madre al catechismo, tutti quanti gli episodi che ho sentito nella mia infanzia mi si sono materializzati davanti, in dei volti, in delle persone, in delle voci. È stato veramente bello, inaspettato. Io non aggiungerei niente a quello che è stato detto in precedenza, però
Una cosa che mi ha colpito molto è stato il fatto che comunque un gruppetto di tipi rossi abbia partecipato alla realizzazione di un film, di un docufilm su Pier Giorgio Frassati. E comunque siamo arrivati che non è che ci aspettavamo quello che poi dopo abbiamo visto, soprattutto a Roma la seconda volta che siamo andati, e comunque ci siamo comunque. Abbiamo trovato dall'altra parte dei ragazzi, anche un po' come diceva Davide, no? E ritrovato dei volti, ma anche il fatto stesso di essere trattati come i tipi roschi è una cosa che a me è piaciuta tantissimo e mi ha toccato tantissimo. Un po' perché alcuni magari non sapevano bene, cioè non ci conoscevano, quindi è stato un modo per un po' farci conoscere. Però anche lì, soprattutto quando siamo andati a Roma, che comunque era un po' seria la situazione e tutto. Noi tipi rossi comunque mi ha fatto molto piacere che siamo andati. E comunque sia, cioè immaginatevi noi ragazzi, tipi rossi lì che vedevi che passava Marco Beltramo, ah sì, lui è Marco Beltramo, andiamoci a fare la foto, Laura Hidalgo, ah sì, lei, no, secondo me non è Laura Hidalgo. Quindi un po' così, è stata una trasferta molto così, tra amici, però è stata molto toccante, ci siamo divertiti tanto e soprattutto mi ha fatto molto piacere vedere dall'altra parte dei ragazzi che comunque erano curiosi di quello che siamo noi. Buona visione.